Dalla regia gentilmente se mi possono abbassare il microfono, grazie. Facciamo quelli professionali. Grazie. Grazie Rocco, chiunque sia stato. Allora, ce l'abbiamo fatta, no? Sentivamo spesso, io vedo molti giovani miei concittadini, miei compaesani, ce l'abbiamo fatta bene o male a... si sente? Dicevo, ce l'abbiamo fatta bene o male a portare qui un componente dei Soul Sound System, tra l'altro una voce storica del non solo dei Soul Sound System ma più in generale del panorama musicale salentino, nazionale, e a questo punto viste anche le ultime e recenti, avevo detto che volevo fare una crociata contro i cellulari, puntualmente squillano, scusate. Dicevo, non solo un artista di
calibro e di rilevanza nazionale, ma un artista visto le ultime recenti vicissitudini, diciamo così, che lo hanno portato insieme ad altri anche a Londra, un artista di calibro internazionale. Nando Poku presenta il suo primo lavoro letterario, Salento, Fuoco e Fumo, un libro che poco fa mi ha intervistato come organizzatore dell'evento, ma non l'ho organizzato io singolarmente, lo ha organizzato una neocostituita associazione territoriale che si chiama Spartaco Salento Popolare, e che come lancio della sua campagna di attività e campagna di tesseramento ha inteso iniziare appunto con la presentazione del libro di Nando Poku. Dicevo, ad una web TV locale ho detto un libro non solo e non soltanto leggibile, ma un libro da divorare. È un libro che io ho letto e divorato in due giorni, lo dico in tutta franchezza. Questo perché parte da episodi di vita vissuta dello stesso Nando, ma questo è quello che ho colto io, essenzialmente hanno un filo conduttore che è quello della difesa dell'ambiente, ma non solo e non soltanto dell'ambiente, ma io direi del territorio nel complesso, da poter consegnare alle giovani generazioni, e fortunatamente in sala vedo numerosissimi giovani e giovanissimi, non solo i miei coetanei, un territorio da consegnare pulito, ordinato, non inquinato, possiamo dirlo. Nando Poku nel suo libro dice: Salento, il sole, il mare, il vento, e purtroppo anche per alcune situazioni che abbiamo anche vissuto ad Ugento, ahi noi, l'inquinamento. A presentare questo libro, a discuterne con l'autore, c'è, oltre al sottoscritto, molti di voi mi conoscono, non credo di avere bisogno di presentazioni, lo dico senza falsa modestia, molti di voi mi conoscono. Dicevo, a presentare il libro insieme a me e a discuterne con Nando c'è anche un giovanissimo sindaco, Donato Metallo, sindaco di Racale. Molti hanno chiesto, apro e chiudo una parentesi, perché non ci sia il nostro sindaco. Superati ormai 32 anni, ognuno ha quello che si merita. Io aspettavo la battutaccia di Donato, perché con Donato ci conosciamo praticamente dal periodo dei banchi di scuola. Abbiamo dormito anche su quei banchi di scuola. Non abbiamo fatto niente tutti e due, scansiamo tutti gli equivoci, abbiamo semplicemente occupato l'istituto, una cosetta da niente. Credevamo con quelle azioni all'epoca di poter dare il nostro contributo. Anche quella è stata un'esperienza di vita che, almeno per quanto mi riguarda, mi è servita poi a maturare una coscienza civica in difesa di determinate istanze. All'epoca erano le istanze degli studenti, adesso possono essere altro tipo di rivendicazioni più sostanziali. E poi, dopo Donato, si sente senza microfono? E poi vi dicevo, dopo Donato Metallo, accanto a me, e vorrei che lo accogliessimo con un fragoroso applauso, Nando Poku. Grazie per essere qui e grazie per il calore.
Iniziamo col dire che questa è una storia soprattutto per i giovani, visto che innanzitutto ci troviamo accanto a degli amministratori giovanissimi, è già una bella cosa. Ed è un libro scritto per i giovani. La scorrevolezza, diciamo, la velocità con cui le storie escono fuori sono fatte proprio per voi giovani, per invitarvi alla lettura innanzitutto, ma il secondo passo è quello di aprire una finestra su un Salento che merita di essere conosciuto più a fondo e non in superficie per come ce l'hanno presentato negli ultimi anni, tanto che ormai sta diventando un luogo comune, preda della promozione turistica. Spesso, diciamo, molte nostre canzoni sono andate a finire, diciamo, in luoghi comuni della promozione locale, cosa che magari in testa nostra non c'era quando avevamo scritto una canzone. Bene, questo è un messaggio per i giovani affinché capiscano che la loro terra non è qualcosa da promuovere. La terra non ha bisogno di essere promossa né di essere bocciata, casomai è la terra che promuove o boccia noi, dandoci più o meno possibilità di essere. Il messaggio che diamo ai giovani è un messaggio che parte dalla nostra sconfitta, dalla sconfitta della mia generazione. Io ho 43 anni, occupazione, anch'io sono stato denunciato dal mio preside, meno male che porto in prescrizione. Quindi ne abbiamo prese tante di mazzate. Poi a una certa età c'è stato qualcosa che ha ucciso le ideologie, almeno per quanto mi riguarda, colpa della scienza, colpa dei numeri. Sì, perché quando abbiamo conosciuto gli oncologi della VIT ci hanno presentato dei documenti, dei PDF pieni di numeri, che a interpretarli poi ci è venuto il nodo alla gola. Si parla di agenti patogeni, degli agenti patogeni presenti in ciò che mangiamo, in ciò che beviamo, in ciò che respiriamo. Il nostro Salento ne è saturo. E bisogna saperlo, bisogna dirlo, raccontarlo, perché il prossimo passo sarà togliere questi veleni. Bisogna studiare per sapere come si tolgono i veleni alla terra. Noi un'idea ce l'abbiamo, il parco naturale, cioè piantumazione, perché gli alberi tolgono il CO2 dall'atmosfera e riescono a catturare i veleni riuscendo a trasformarli. Ma queste cose le sanno meglio di noi gli agronomi. Noi siamo giovani, parliamo di giovani. A voi ragazzi deve nascere, non deve nascere, già nato, perché la natura ve ne sta dando, deve crescere il sentimento di radicazione e di intransigenza nei confronti di quelli che vogliono distruggere il territorio. Taranto ne è una prova. Chi ha deciso che l'Ilva deve essere lì? Non l'hanno deciso i tarantini. Non ne sono contenti. L'unica cosa che li trattiene è il ricatto occupazionale, ma tolto quello non ci sarebbe nessuno a volerla. Anche perché, torniamo ai numeri, i numeri sono importanti. Se voi andate sul sito dell'Istat, noterete che Taranto, insieme a Brindisi, è da sempre negli ultimi posti per qualità della vita e reddito pro capite. Ho detto tutto, ragazzi. A chi ha giovato l'esperienza fiscale tarantina? A una losca famiglia, i Riva. Che poi, insomma, ve lo dico, quelli sono come Marchionne, stanno facendo il teatrino ma la vogliono chiudere loro la fabbrica, perché è da chiudere, è vecchia. I centri siderurgici hanno una vita media di 40 anni, 50 anni al massimo. Provate a fare il conto di quant'anni ha l'Ilva di Taranto. Chiusa la parentesi. I giovani conoscono questi numeri e non ci stanno più. I loro padri magari sì, ma i figli non ci stanno. Io racconto proprio questo. Racconto una famiglia lacerata. Una famiglia in cui il figlio decide di abbandonare i genitori. È un gesto forte, ma io ho conosciuto questi ragazzi. Anzi, chi mi ha convinto a scrivere questa storia è stato un ragazzo che 7-8 anni fa ho conosciuto in Svizzera. Lui era un salentino, sud Salento, più o meno da queste parti o dall'altra parte. E lui se n'era andato da casa perché si ritrovava che il padre politico. Oggi sentite parlare, no, che rubano i soldi al partito. Bene, all'epoca mi parlo proprio di questo, quel ragazzo. E lui scappò via perché il padre gli aveva intestato tre ville, non voleva saperle, non voleva sporcarsi le mani, scappò via. È andato in Svizzera a fare il lavapiatti. Aveva tre ville intestate ed ereditasse i zeri.
ragazzi, i numeri parlano chiaro, è andato via, è un eroe. E dopo di lui ho cominciato a far caso ai racconti, perché quando andiamo in giro per l'Europa, in Svizzera, in Germania, quando parli con i nostri ragazzi, con i nostri migranti, io come se fossi il nonno, la zia, a me raccontano di tutto, è pure la prima volta che magari mi toccano, mi vedono, però parlando di elettro, rappresentando la terra, ho sentito tanti di questi racconti, non ho visto più i soliti emigranti scappati da casa per necessità, no, questi erano ragazzi che avevano preso una posizione intransigente, è questo che voglio farvi capire. Poi, dopo un po' di anni fa, mi è capitato di accompagnare un giovane scrittore salentino, Giuseppe Cristaldi, che stava presentando un suo video, Un volo di gabbiani, dove lui parla di una storiaccia di Brindisi, insomma, erano tutti lavoratori del reparto 247 dove lavoravano al monomero del clorur vinile, la plastica. Tutti i lavoratori che hanno lavorato in quel reparto, 250, sono tutti morti, tutti. Uno, anzi no, ne avevo uno, il penultimo è morto quest'estate, De Totaro. Bene, quando ho conosciuto questi operai, mi è successo di vedere e di sentire anche storie da parte dei figli. Non volevano il posto di lavoro. Sapete, no, la cos'è la reversibilità? Qui da noi è stata una regola. E i figli non si sottraevano alla reversibilità, il posto fisso. C'è la soluzione al posto fisso, la Germania o la Svizzera, è dura. Però ho sentito questi ragazzi raccontarsi e dire io preferisco andare a lavorare in Germania, in Svizzera, almeno lì non inquino casa mia, a parte che a me pagano meglio, mi trattano meglio, però non devo vivere con qualcosa che tirò dentro, perché produco, ma produco anche morte, perché nella terra in cui lavoro c'è anche mio figlio che ci gioca, prima o poi si ammalerà. Capite, questi ragazzi stavano avanti, un altro gesto di intransigenza, sia dei poveri sia dei ricchi. Prima c'era il ragazzo ricco che aveva lasciato la famiglia, c'è anche il povero che dice no, io al ritratto non ci sto più. Papà, hai il tumore, sei sul letto di morte e vuoi lasciarmi il tuo posto di lavoro. Ti sei ammalato per quella fottuta fabbrica e vuoi lasciarmi il posto di lavoro. È fiacca sta cosa per noi, eh? Sapete come si chiama? Terra del rimorso. Noi siamo la terra del rimorso. Di De Martignana definizione. Siamo un prodotto di storie inenarrabili, interrotte anche per colpa dell'interruzione del dialetto. È stato reciso il dialetto. Il dialetto era la lingua intima del focolare, serviva proprio a raccontare quelle cose più intime che in italiano non facciamo fatica a raccontare. Ecco perché c'è il dialetto. Veniva descritto invece come un luogo sporco, rozzo, di gente abietta, invece no, ci hanno tolto un anticorpo, perché quello è il dialetto, un anticorpo naturale. Serve, io ricordo, ecco, mi facevo questo aneddoto, mio padre faceva l'ambulante, mi portava con lui a lavorare nei vari paesi, per cui quando bastava di spostarsi a 3 km da Trepuzzi, magari trovava in Spinzano, però già c'era il dialetto più corno, no? Più antico trepuzzino, che si è parlato poteva essere non compresa a Spinzano, e quando mi doveva dire i prezzi, qualcosa per contrattazione con i clienti, se ne usciva appunto con il dialetto più antico. Cioè, capite a cosa serviva il dialetto? Cioè, è una difesa, ma non serve soltanto a nascondersi, serve anche a narrarsi, a parlarsi, ad accarezzarsi, come le scimmie casellano le puleci, no? E per loro, diciamo, è una dimostrazione di affetto, cioè della serie, puoi fidarti di me, io servo a te, tu servirai a me. Il dialetto è la stessa cosa. E noi siamo il prodotto di questo dialetto negato, ma anche riconquistato. Non solo la nostra esperienza, no, musicale lo può confermare, ma anche di altri tanti gruppi, ma anche dell'attitudine e dell'orgoglio dei ragazzini a parlare il dialetto. Non si vergognano di parlare dialetto. Anzi, ne fanno sfoggio. A volte diciamo un'ostentazione, a volte una necessità, però insomma non è questo il luogo del problema. Stiamo parlando di famiglie. Questo libro è un percorso di redenzione, perché non vuole che ci siano altre famiglie come la famiglia della voce narrante. Guardate bene, la voce narrante non sono io. La voce narrante è la risultante di tutti questi ragazzi che ho incontrato in giro. È la risultante di una serie di testimonianze che dovevano essere narrate.
per forza questi supereroi, e me li pregio perché li ho conosciuti e ho potuti raccontarveli, e perché ce ne sono altri ancora, qualche anno fa sono stato, no, qualche mese fa sono stato a Taranto in un concerto organizzato da dei ragazzini brufolosi, i ragazzi di Ammazza che piazzano, tutti meno di 18 anni, sono tremendi, questi stanno avanti, dico come me, sto ancora contro l'Ilva, per loro l'Ilva non esiste, loro hanno fatto una colletta, hanno comprato delle scope, delle ramasse, dei secchi e scendono nel quartiere Salinella, sapete, il quartiere dove c'è lo stadio Iacopone, periferico, quindi come tutte le periferie staccate da servizi e da una normalità urbana che lì non c'è, e loro la normalità se la riprendono, puliscono il quartiere, perché il quartiere Salinella deve essere bello. Ah, finalmente la bellezza, non più l'ostentazione, le firme, no, la bellezza, il mio quartiere deve essere pulito. Spesso pianto nelle 167 in questi quartieri, vedendo gente povera che si affanna a comprarsi abiti firmati quando però non aveva il denaro per comprare i libri per le scuole. È per questo che nasce la mafia, quella è la merda che dà concime alla mafia. Quando si decide di comprare una borsa di 400-800 euro, non comprare i libri al figlio, capite? Ne ho viste di queste storie. Invece Taranto, a volte i fumi producono strane inebrianze, non so, però i ragazzi sono ribellati, anche loro hanno il nonno, il padre, il camera da letto, quella che mi ha appesa, anche loro sono figli dei numeri, non più delle ideologie. Ve lo dice uno che le ideologie le ha avute, eh? Certo, poi ci ho messo un po' di tempo per toglierle, ma nelle loro assemblee non accettano i simboli, accettano i cittadini, destra, sinistra, lato, sbirro, non importa, tutti respirano quell'aria, tutti hanno gli agenti patogeni dentro, siamo tutti nella stessa barca, si diventa pragmatici per forza, per evoluzione della specie e non per scelta infusa. A proposito dei numeri, vi voglio raccontare com'è che sono diventato ambientalista anch'io. No, no, magari fosse un via. Vorremmo che ti facessero delle domande. Ah, delle domande, va bene. Allora, vi racconto questo aneddoto e poi vi lascio un po' la parola. Nel libro troverete Zio Maurizio è uno dei pochi personaggi, sono due personaggi veri del libro, uno è Zio Maurizio, appunto giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, morto 7 anni fa, e l'altro è Militan P, che tutti conoscerete, fondatore del Social System, del movimento Reggae in Italia, lo posso dire, tanto ormai è storia, se noi siamo qui a guardarci e a sentirci, è grazie a lui, anche lui è un eroe positivo della mia, del mio percorso, del mio cammino. Torniamo a Zio Maurizio, come l'ho conosciuto? Lui era un giornalista, Trebuzzi. Tutti sapevamo che era un giornalista, andava sempre in giro con l'impermeabile tipo investigatore, era proprio, diciamo, un giornalista di cronaca di paese. E un giorno come gli altri eravamo al boschetto, seduti alla macchina, sapete, il boschetto è come tutti i posti di un paese dove ci sono i ragazzi teenagers, dove non fanno niente, dove i problemi non vengono trattati perché a quell'età la goliardia si nutre dei ragazzi stessi, quindi si pensa a giocare, a scherzare, a fottersene di tutto, ecco, insomma, visto era il posto. Quando vediamo Maurizio Campino venire verso di noi, diciamo, visto, verso di noi viene, vorrà fare un articolo sulle devianze minorili del paese, ci vuole visto, ed era accompagnato dal medico, ma gli fanno un'analisi a tutti quanti. Invece arriva, dice, ragazzi, vi devo chiedere soltanto una cortesia, un po' di attenzione e poi eventualmente se volete una firma. Stiamo facendo una petizione perché nel nostro paese c'è una distilleria. Avrete sentito le vostre mamme che si lamentano dei lenzuoli che sono macchiati, però così come sono macchiati i lenzuoli sono macchiati anche i vostri polmoni. Però di tutto questo ve lo faccio parlare. Io vi faccio parlare del medico. Il medico apre un foglio e inizia la sua. Allora ragazzi,
Viviamo in una comunità di 15.000 abitanti e una comunità come la nostra, secondo le stime dell'OMS, Ordine Mondiale della Sanità, ci dovrebbero essere 2 o 3 casi di leucemia ogni 2 anni. Invece nella nostra comunità, soltanto in quest'anno, stando alla statistica fatta da tutti i medici del paese, ci sono stati 12 casi di leucemia, di cui 6 sono ragazzi che hanno meno di 20 anni. Poi in mezzo a questa campanella di ragazzi c'erano 2 ragazzi che avevano parenti con la leucemia. Magari non se l'erano mai detto tra di loro, perché sapete, queste sono, vengono, le avvertiamo come delle maledizioni, ma non è colpa nostra, è colpa delle fabbriche, non è colpa nostra che ci ammaliamo, è colpa di sti merda che andiamo a vedere. Quando ci fu questa pausa tutti firmammo, tutti. E poi devo dire che io insieme a 6-7 altri di questi ragazzi, poi nel corso della nostra vita non ci siamo persi un corteo, una manifestazione legati all'ambiente e alla salute pubblica. Quindi quel giorno Maurizio invece ha rotto una breccia, è venuto nel luogo dei cazzoni, scusatemi questo termine, di gente abituata a scherzare e basta, e invece ha seminato bene, anche perché poi quella distilleria l'hanno tolta, perché si è scoperto cosa succedeva, si è scoperto che quella distilleria facevano olio di bassa qualità, e per estrarre tutto l'olio dalla sansa, dal nocciolino, non è che facevano soltanto la torchiatura, prendevano questo nocciolino e lo lavavano con il benzene. La cosa l'hanno fatta per una 20 d'anni, poi soltanto alla fine degli anni 80 si è saputo cosa facesse il benzene, leucemia e poi una lista di neoplasie che qui non saprei ripetere neppure i nomi, talmente sono strani e intriganti. Quindi c'è stata una risposta, un cittadino comune è andato a chiedere il voto, cioè lui era ateo, però mi è sembrato Gesù Cristo quando andava dai poveri, dalle prostitute, diciamo, per redimerli. Meno male ha fatto qualcosa del genere, ha fatto, ed è stato un gesto fortissimo che ancora in me sopravvive e che addirittura viene narrato, perché è un gesto vincente, è un gesto da antropologia, cioè da evoluzione della specie. Bagnoni, ragazzi, cioè vi evolverete soltanto se curerete il vostro ambiente, perché purtroppo chi ha vissuto prima di voi lo ha inquinato senza crearsi il problema. A voi resta il compito, ma anche il business, perché pulire è un business. Quello che non vogliono dire è questo: pulire è un business, il redditizio dell'ILVA, chiaro, creare un parco naturale e gestirlo è un grosso business, attrae visitatori e dà la possibilità a chi vive di sopravvivere grazie alla manutenzione dello stesso. Non dobbiamo diventare parassiti per creare una forestale così come è stato fatto in altri luoghi, no, no. Qua si parla di modelli matematici che possono essere applicati, e voi ragazzi siete il futuro, dovete iniziare a concepire la campagna come un luogo di rinascita. Quello che hanno sospeso i nostri nonni, in quei luoghi dobbiamo riprenderlo noi. Il ponte, tra queste due cose, è il dialetto. Dobbiamo incominciare a parlarci tra generazioni con la lingua di queste terre, ma non per un leghismo, non per carità, certe cose vanno spiegate con la loro lingua, capito? Quando stai in una campagna, innanzi a un'alberatoria, te non forza può parlare così, mi spiego? Io cercherò di essere breve perché c'è tanta gente, quindi sicuramente ci saranno domande per lasciare poi spazio maggiormente al dialogo. Io volevo, quando sono diventato sindaco, diciamo, pensi, mi tocchi rappresentare un libro di Bruno Vespa, poi è tornato un po' così. No, io volevo, diciamo, ringraziare Nando perché io ho letto il suo libro. L'ho comprato a Milano, in una bruttissima libreria di quelle stratosferiche dove i libri vengono catalogati al contenuto, ambiente, politica. L'ha trovato. E, no, questo l'ho dovuto chiedere al commesso perché non riuscivo a trovare la giusta catalogazione. Quindi.
E diciamo, quando ero a Milano ho avuto la fortuna poi di avere un paio d'ore in cui ho viaggiato insieme a questo libro per il Salento. Ho viaggiato tramite tutte le strade che racconti, quelle fatte dai muretti a secco, dove sono i muretti a secco a segnare il percorso, quelli dove devi andare in bici, perché la bici è simbolo di sostenibilità e anche di lentezza, e dove ti fermi a guardare quell'ulivo che sembra l'istantanea di un movimento convulsivo, quell'ulivo che apre, diciamo, la propria pancia, il proprio ventre agli animali o a tutti quegli esseri che popolano poi i boschi e i nostri sottoboschi. E quindi ho avuto la fortuna di fermarmi come un'oasi di pace in una Milano frenetica fra tram e locali commerciali, i cosiddetti non luoghi, e di rivivere, di farmi una passeggiata nel Salento, nelle tante stradine, di sedermi ogni tanto anche a tavola con i pomidori a cordola. E quindi ringrazio, diciamo, Nando di avermi dato questo viaggio di 2 ore. Poi prima parlava di indignazione e di intransigenza, e ringrazio Angelo perché oggi la presenza poi di tantissimi giovani che si avviano alla lettura. Io ho letto il tuo libro, è chiaro, sono partito con tutti i preconcetti del mondo, quando c'è un artista, un giornalista, un imprenditore che scrive un libro. Poi invece è stato molto piacevole, ed è proprio un avvio alla lettura, era proprio perdersi in maniera piacevole. E quindi io penso che questa intransigenza, questa forza che bisogna avere, questa indignazione, che adesso a noi come popolo italiano manca. Io sento in Grecia scendono nelle piazze, in Spagna ci sono gli indignados, in tutta l'Europa, in tutto il mondo c'è una popolazione giovanile che tende a promuovere le proprie idee, a scendere in piazza, a manifestare. Questo in Italia sembra un po' sopito. Gli ultimi sgoccioli di forza, di energia, li abbiamo trasmessi nel 2001, quando c'è stato il G8. In quel caso si parlava di rivoluzioni mondiali, si parlava di un sistema differente da costruire. Poi piano piano questo percorso, questo sogno si è un po' smarrito nel tempo. Io penso che poi siano anche iniziative del genere, no Angelo, a portare tanti giovani a ripensare se stessi, a ripensare la propria... Il trucco è questo, no? A ripensare un po' la propria terra. Io ho sentito, no, che sei soffermato sul concetto di inquinamento. A un certo punto parli di tumori, di leucemie, e dici la leucemia è il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR per noi è la leucemia. È chiaro, in questo libro ci sono degli spazi oscuri, bui che abbiamo nel nostro sud, e quindi c'è l'inquinamento, c'è la corruzione, che qui è testimoniata da Lucio Luspacca Cucchioni. E quindi ci sono tutti questi personaggi, anche oscuri ma reali, che fanno parte della nostra vita, perché Lucio, anche se disegnato brevemente, è il politico che tutti abbiamo incontrato, è quello che dice dati le mie carte ci penso io, è quello che dice che il mondo è difficile e la burocrazia è un mostro, però ci pensa lui se poi gli dai 15.000 euro in 3 tranche. E questo l'abbiamo conosciuto tutti, un personaggio del genere. Ma oltre a questo Salento, a questo sud, poi c'è, io ho letto, tanta speranza, no? Non è la difesa solo della terra di cui parlavi, è la valorizzazione, la difesa di uno stile di vita. Stile di vita che viene impersonificato dalla bici, che tu fai tutto un viaggio in bici e ti fermi sempre anche sulla bellezza di comprare una bici e del lavoro precedente, cioè di andare a fare quei piccoli lavoretti che danno la soddisfazione di comprare un qualcosa che da noi si è perso come giovani, perché diamo tutto per certo ormai, quindi te la gusti di più. E quel viaggio in bici è il viaggio sostenibile e lento, perché solo andando con lentezza molti di noi riescono a vedere le sfumature che poi formano l'essenza della vita. Se non ci sono le sfumature, i colori di un albero, di un ulivo, di un prato, non solo i colori ma anche gli odori. Noi abbiamo perso proprio anche il senso degli odori, no? Quando si cammina, quando si bruciano le prime steppe o quando ci si ferma in una campagna, se lo si fa in macchina si perdono ormai tutte queste sfumature. E questo Salento invece dall'orizzonte anche lungo, perché c'è un passo bellissimo dove Nando dice: io quando sono in città ho lo sguardo precluso da edifici, da muri,
e quindi anche il mio pensiero, il mio ragionamento è chiuso, è corto. Qui invece il Salento mi dà la possibilità di guardare avanti, di guardare oltre ed avere uno scenario lungo, un'ampiezza proprio di respiro e di pensiero, che è la cosa più bella. E quindi io ci vedo tantissimo poi di positivo, di tanti elementi da cui ripartire. È bello il passaggio che fai fra i cirri, che sarebbero le nuvole, diciamo un tipo di nuvola, dove lui parla dicendo che c'è un pittore che gli dà l'azzurro e il magenta, e poi dopo due righe parla di Maurizio che, salendo su una barca, fa un peto e da allora si accorgono di quello che si è mangiato la sera prima. Può sembrare una fesseria, no? Accostare il peto ai cirri color magenta, invece dà proprio il senso sia della crudezza poi dell'uomo meridionale, ma anche della poesia, della creatività e fantasia che ha l'uomo. E questi opposti si conciliano in una maniera splendida, perché danno il senso poi dell'umano. E poi ancora quindi la speranza che viene dall'arresto di Lucio, che comunque è una giustizia che quantomeno funziona e arresta, e poi viene dai giovani e viene soprattutto anche dall'arte, perché la risposta che voi date quando vi è una fabbrica che inquina non è quella di fare una denuncia, di andare a un politico, perché forse è difficile credere ormai nella politica, ma dire facciamo denuncia mediante l'arte, mediante la cultura, come mezzo di forza di una comunità. E poi una domanda io ti voglio fare, che io sento spesso questo groppo alla gola di cui parli, lo sento quando percorro alcune viuzze del Salento, lo sento quando mi allontano da casa per 5 giorni e c'ho un buco forte qui, e quando ritorno qui apro il finestrino arrivando nella mia amata Torre Suda. Che cazzo è sto groppo alla gola? Caro Donato, avevi ragione, ogni popolo ha i governanti che merita. Questo apro e chiudo una parentesi, lo dico perché sinceramente, politicamente parlando, viviamo una fase d'urgento, non mi vergogno di dirlo, abbastanza asettica, dove regnano si significa quanto segue, in ottemperanza del decreto, visto l'articolo di legge. Per carità, sono tutte argomentazioni tecniche che ci vogliono, ma nel momento in cui Nando ha scelto la musica, l'arte. Abbiamo imparato un trucco questa sera, Nando, grazie a te. E dicevo, Nando ha scelto la musica, l'arte, come anche strumento di denuncia sociale, e perché no, traspare dalle pagine del libro come una intenzione, una manifestazione di volontà nel voler, scusate il gioco di parole, cambiare effettivamente lo stato di cose presente. Io a 14 anni, all'età di molti presenti qui in sala, scelsi lo strumento del fare politica in un partito, del fare politica in una sezione. Adesso la mia appartenenza politica la conoscete tutti, non è mistero, ma spesse volte, perché vivevamo in una fase ormai di decadimento della politica stessa e viviamo in una fase di decadimento della politica stessa, venivo in un certo senso dai miei coetanei, non voglio dire deriso perché sarebbe poi un termine, ma quantomeno, ma ci sta a fare da introsezione, te chiudi, vieni, essi con noi, erano queste le parole. Via via che la militanza, la passione cresceva, mi sono sentito anch'io dire quelle frasi che nel libro dal maresciallo dei carabinieri sono state dette a zio Maurizio. Me le sono appuntate, ve le leggo praticamente. C'è nel libro zio Maurizio che
denuncia un fatto molto semplice che purtroppo vediamo spesso nelle nostre campagne o nei pressi del nostro litorale e ci stiamo facendo l'abitudine, ma tanto il mare è sporco, ma tanto la costa è sporca. Oddio. A posto? Serve una mano? Ok. Tutto ok? Dicevo, un episodio, praticamente nel libro si dice che durante una giornata così di pesca zio Maurizio e un suo collega di pesca si imbattono in un camion che sta sversando merda, direi, amianto e di tutto e di più nei pressi della costa. Prendono la targa, decidono di fare una denuncia, di seguire tutto un percorso ed una dinamica che si dovrebbe seguire per legge, ma anziché incontrare l'ausilio delle forze dell'ordine incontrano una certa resistenza da parte del maresciallo del paese, che dice addirittura: c'è una denuncia per tentato omicidio, lesioni aggravate e tentato furto di automezzo. Praticamente il camionista che ha scaricato questo amianto, questi inerti, questi rifiuti nei pressi della costa va addirittura a denunciare, a dire: guarda, mi hanno picchiato, mi stavano rubando il camion e quant'altro. Una decina d'anni al carcere di San Nicola non li toglie a nessuno a questi figli di puttana, il maresciallo siciliano. Io lo so che di notte andate a pescare lì vicino, perciò se sapete qualcosa mi chiamate, e se invece non sapete niente io me ne vado tranquillo, tranquillo a continuare le mie indagini. Mi sono spiegato? Ma se mi raccontate minchiate, peggio per voi. Chiaro sto fatto? Dice quel cazzo di siciliano. Poi mi si avvicina e classica frase che mi sono sentita ripetere in tutta la sua brutalità in certi frangenti della mia vita e piuttosto moderatamente adesso. Tu ancora il comunista fai? Sbraina. Non si è stanco di scassare la minchia alle persone per bene. Quelli come te dal sud se ne devono andare, capito? Vattene al nord a organizzare scioperi, anzi vattene in Russia e salutami a Stalin. Ecco, sono partito da questo assunto per poter poi fare una domanda sostanziale a Nando Poco. Non è soltanto l'Ilva di Taranto il problema, non è soltanto Cerano, ma è anche, questo lo dico, non sapevo che esistessero tanti quattordicenni, quindicenni, sedicenni e diciottenni ad Agrigento, me ne compiaccio, almeno li abbiamo fatti quantomeno uscire da casa una sera. Almeno. Anzi, l'ha fatto uscire lui da casa. Dicevo, non è solo quello il problema, il massimo sistema, diciamo. Il problema è che sta passando nella nostra cultura il fatto che le micro discariche abusive, che uno, abbruttiscono il paesaggio, due, degradano il territorio, tre, stuprano la nostra identità salentina, possono nel corso del tempo diventare un problema serio. Ed accanto a questo io vorrei che la cittadinanza di Agrigento, non mi stancherò mai di dirlo, lo dico da semplice cittadino una volta tanto, prendesse coscienza di un problema. Ne parlavamo prima con Nando Popo quando ci stavamo prendendo un caffè prima di iniziare. Noi a pochi chilometri da qui, dal Rigolò, abbiamo una discarica Borgesi. Cioè, Borgesi ufficialmente ma chiudere una discarica non significa che i problemi siano risolti. Per 30 anni, paradossalmente, quella stessa discarica che ha accolto l'immondizia di 24 comuni del sud Salento e in casi di emergenza anche di 56 comuni del centro e del sud Salento, e che, apro e chiudo una parentesi, rischia nei prossimi giorni di dover accogliere anche i rifiuti del sud-est barese,
ma non voglio gettare allarmismo, è tutta una voce da appurare. È un problema che dovrebbe interessare tutti noi, perché siamo andati a creare una discarica in una zona paesaggisticamente rilevante, ma ormai lo abbiamo fatto. Adesso si tratta di gestire, secondo me, una fase. Gestire una fase di bonifica, Nando Popo giustamente diceva, può diventare un business andare a pulire e a bonificare non soltanto una ex discarica controllata, ma anche le micro e le macro discariche presenti nelle nostre campagne. Il problema però, caro Nando, è che vedo scarsa coscienza anche in tanti giovani che ti seguono. Cioè, la prima domanda che mi facevano non è se dove posso acquistare il libro, non è cosa dice Nando Popo nel libro, ma canta stasera Nando Popo. Cioè, ragazzi, Nando Popo non è venuto a fare un concerto, ma sta alle canta del brutto in questo libro. Cioè, prendetevi un tempo di testa. Perché Sub Sound System non sono soltanto erba la voglio libera. I Sub Sound System sono anche la BBC dei poveri. E qui per fare la musica. Volevo tornare sul nodo alla gola, perché è una cosa importante. È una condizione particolare che io ho scoperto in campagna. E poi non vi nego che comunque, essendo compositore, scrivendo musiche, spesso chi fa questo mestiere va a indagare su cosa, che cazzo è la meditazione, perché non c'è bella meditazione. E leggendo tra le varie dottrine, quelle sudamericane e quelle asiatiche, passando per insomma quelle robe più recenti, penso che quel nodo alla gola che ho aperto sulla bici altro non è che lo stato che si cerca di avere attraverso la meditazione, cioè la cancellazione del pensiero. In campagna succede perché è un luogo particolare, è un luogo sensibile. Sensibile perché comunque chi intende la terra come me, la terra non è un ammasso di pietre, ma è un organismo di altri organismi regolati da leggi, alcune note, altre meno, e questo organismo ha il suo modo di essere e quindi un essere comunica. Poi se non sappiamo il suo linguaggio, il suo codice, è un problema nostro, ma la terra comunica. Il nodo alla gola è quella nostra incapacità di comunicare con la terra. Anche noi abbiamo un lato sensibile, è un lato sensibile purtroppo sopito, è riempito troppo spesso da ideologie, ma anche da religioni professate male, riempite da inutili preghiere senza andarsi a chiedere dove sta lo spirito o dove può stare. Il lato sensibile invece a me succede quando sto in bici, forse perché dopo 2 o 3 ore che stai pedalando davvero il sangue ti circola forte, ti circola, magari come dico anche nel libro, vengono drenate tutte quelle sostanze residue presenti nel corpo, per cui probabilmente che si parli che siano allucinazioni, ma non penso che siano allucinazioni, penso che sia una componente di tutti gli esseri umani che tutti noi abbiamo, che magari io lo descrivo in questo modo, qualcun altro lo descriverà meglio in un altro modo, però ripeto, è un nostro lato sensibile che è bello. Invece a me fa paura quando sto in campagna, perché mi sento solo, c'è un senso di solitudine in quei luoghi che fa paura. È una solitudine interiore, non è la solitudine della campagna, è la nostra solitudine che è lì. Sono dei posti che sono stati affollati da tanto, per tanto tempo, e adesso, come dicevano prima, diventano discariche, diventano non luoghi anche abbandonati all'incuria. Però forse la crisi, guardate, non è secondo me un fenomeno così passeggero, eh? Secondo me la crisi significa che ci siamo fumato tutto, non è rimasto niente. Quello. Per capire queste cose mi sono appassionato di demografia. Leggendo Malthus, Olivai, insomma, per capire anche voi che la terra
è un pianeta tale da permettere la vita a 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di abitanti. Noi l'abbiamo fatta grossa, siamo arrivati a 7 miliardi, ragazzi. Cioè, proprio più esagerato, eh. Però stanno cambiando le cose, non da oggi, eh. I nostri nonni hanno fatto fino a 15 figli. I nostri genitori, mio padre ne ha fatti due, io ne ho fatto uno per stare. Proprio stare. Cioè, capite, eh? Eppure noi, a conti fatti, forse qualcosa in più dei nostri nonni ce l'abbiamo, no? Però i nostri nonni avevano un accesso alle risorse alimentari maggiori rispetto al nostro, e mangiare è importante, anzi la prima cosa della vita, tutto il resto sul frasame, la cosa più importante è mangiare. I nostri nonni avevano accesso alle risorse alimentari maggiori rispetto al nostro, perché lo facevano loro il cibo. Poi andavano a comprare qualcosa, proprio cose esotiche che non esistevano in luogo. La crisi ci farà queste domande, ci dirà: senti, ma a te oggi conviene andare a fare la spesa lì per conto o andare a prendere le cipolle che hai piantato 2-3 mesi fa? Dicevo, soldi non ne degno, comunque io le cipolle degno fuori. Oppure io i soldi li spenderò per altro, li conservo, le cipolle le posso fare da me, magari con i soldi ci compro l'olio che non ho, le olive. Capite? La crisi significa che 7 miliardi di abitanti hanno consumato tutte le risorse. È come se stiamo in una stanza, in una casa, te mangi tutto, poi non c'è più niente da mangiare, non ti ho i soldi per pagare le bollette, cioè facevo un impiegamo, no? La specie si adatta, così come ci siamo adattati al produci, consuma, crepa, ci abitueremo ad essere parsimoniosi. Non cambieremo più l'automobile ogni 7 anni, ma la cambieremo ogni 25 anni. Quando si scascia la porta del carrozziere, hai chiucchiamo, sparagli benzina, facci la spesa con la bicicletta. È normale. Ma perché, guardate, quello che sta facendo la finanza, perché danno tutti la colpa alla finanza? Ah, è la finanza che colpisce il capitale. Allora, il capitale è sparito perché non ci sono più colonie. Prima andavano in India per prendere la materia prima, adesso gli indiani fanno quelle dei New York, le risorse. Cioè, il capitale lo crei soltanto con lo sfruttamento degli altri, però gli sfruttati oggi non si fanno sfruttare. Se è due cinese, una botta grande le spende. Ragazzi, capite, il mondo sta cambiando, anche perché i cinesi, indiani, brasiliani sono 3 miliardi e vorranno avere quello che abbiamo noi, e tocca agli Stati Uniti. Noi, vecchio mondo, Europa, Occidente, dobbiamo fare la selezione della specie, dobbiamo evolverci, perché viviamo in un contesto che ci farà delle domande, e guai a chi non saprà rispondere. Via. E così è la natura. Quindi, ragazzi, a voi giovani, guardatevi intorno, sceglietevi il pezzo di terra che volete curare, ma pulitelo davvero, perché se vi cangiate il mondo, vi insegnare a pulizzare il giardino uescio. Le cose si fanno dal piccolo. Un'altra piccola parentesi, di queste cose ne parlo da molto tempo. Chi ha capito quello che dico, magari imprenditori, hanno investito i loro soldi e stanno aggiustando le masserie. Bene. Da posti, da non luoghi quali erano, adesso sono masserie a 4 stelle, a 5 stelle, danno lavoro a una dozzina di persone, capiamo, magari ci facevano i camerieri al nord, invece ce lo fanno a casa. Ragazzi, la crisi questa è, questo vi chiede. Di sfruttare innanzitutto il territorio deve essere vostro, vostro nel senso non cadastrale, no, quello non serve, vostro nel senso che siete sicuri che quella terra è controllata da voi. Non vi fidate dell'ARPA, ci deve essere, ma se l'ARPA ti dice che è pulita e poi tu senti l'aria la puzza, dice ARPA, sta dai, bella, a me per festa non mi ridi, ma io ho già studiato, e se non ho già studiato faccio un formato, hai capito? Quello che so io non l'ho imparato soltanto dai libri, l'ho imparato anche grazie a cittadini come me che mettono a disposizione la loro conoscenza sui blog. Facebook, usatelo così, non mettete le fotografie delle mutande cagate, le mutande pulite, cioè, si riempiono, quindi sapete, no, come sono i server,
No, i server sapete cosa sono, sono le memorie che contengono tutti i dati di internet. Cioè, voi pensate quanta munizia c'è dentro i server, quando invece potremmo riempirli di cose virtuose, di conoscenza. Io devo tutto, per esempio, vi faccio due nomi, vi faccio. Uno di Taranto, Fabio Matacchera, che lui è uno di quelli che ha raccolto le prove, i dati dello scempio a Taranto. E l'altro è Oveste Galoppo. È un cittadino come voi che scrive le cose più belle che potreste leggere sul Salento, proprio le cose belle, anche le cose brutte e gli scempi. Però ci sono cittadini che mettono a disposizione la loro conoscenza, andate a cercarli se non sapete qualche cosa. Google esiste per questo, ragazzi, lo dico sempre a voi giovani, perché ormai si vive il futuro. Noi siamo testimonianze, ci siamo trasformati in testimonianza. E non ve lo auguro per niente, e vi auguro anzi di stare in mezzo alla campagna con cui gestite la vita osce, la terra osce e basta, non mi dire. C'è, grazie Nando, c'è qualche intervento da parte del pubblico? Foto, autografi e tutto dopo. C'è la curva là sopra, vedi? Ah sì, c'è la curva. Ci sono domande, interventi? Se no passo la parola a Donato, se hai qualche altra osservazione. Se no può farsi una lettura. Dopo quella, come ciliegina sulla torta. No, io altre osservazioni no, mi piaceva sentirti, perché quando parla della crisi poni degli interrogativi anche a noi, no? Facciamo politica. Io mi trovo in un paesino di 10.000 abitanti dove i disoccupati diventano sempre di più, dove ai comuni vengono tagliati i fondi, dove io non riesco purtroppo a dare neanche quelle 20 euro a una mamma che non può comprare il latte al bambino perché non li ho a disposizione. E quindi quando tu parlavi di crisi come momento per ripensarsi, no? Per prendere un'altra linea di sviluppo, perché il discorso che facevamo prima, ci hanno sempre detto noi del sud siamo indietro rispetto al nord, a come cresce il nord, cioè la linea di sviluppo è quella del nord e noi siamo dei passi indietro. Qui invece si parla proprio di un percorso completamente differente. Hai citato diversi autori, io cito Cassano, no? Pensiero meridiano di Cassano, dove c'è l'elogio della lentezza del sud, l'elogio dell'essere differente, di un mondo che si svolge intorno al Mediterraneo e risente di tutte queste influenze e di questa grande cultura. Noi non siamo quelli che, se il tram passa 3 minuti, io devo correre, aspetto, mi fumo una sigaretta, mi prendo il caffè e aspetto un altro dopo 3 minuti. Questo è saper poi gustare anche la vita. Forse poi ci siamo un po' noi meridionali troppo gustata la vita e abbiamo perso anche un po' di energia e di forza, questo dovremmo ritrovarlo, però da questo punto di vista nessuno può insegnare, diciamo, a noi un percorso. E prima ho ritrovato un brano che avevo sottolineato, che secondo me è bellissimo, quando parli sempre della bici, no? Dici la sensazione più gratificante che si prova su una bicicletta è l'interruzione del dialogo interno. Parla del dialogo interno, di quel rumore assordante che molto spesso noi facciamo, presi da mille pensieri anche futili e stupidi a volte. Non è il gnotis auton greco del conoscere te stesso, che invece mette paura quando si va in campagna, perché lì si è soli con noi stessi. Allora non c'è la televisione a dirci fesseria, non c'è l'amico a parlarci di pallone o di ragazza, ma fai conti con le tue sensazioni e ti fa paura perché ti confronti poche volte. C'è questo scenario immenso, magnifico, che incute timore, che può essere la natura, che sei tu di fronte a questo. E poi continua, per me è bellissimo: bisogna smettere di pensare per un momento in un mondo con troppi pensieri e pochi pensatori. Che secondo me è bellissima questa frase, molti pensieri e pochi pensatori. Il fatto che oggi ci siamo fermati qui in questa sala alle 8 di sera per raccontarci un po' della nostra storia, un pezzo del nostro Salento, è fare una riflessione comune, che poi si esce da qui, non finisce tutto qui, non è solo la presentazione di un libro, no? Si esce da qui e ci sono dei pensieri che oggi sono venuti in mente e che da domani poi bisogna tradurli in vita pratica. Allora, bottiglietta di plastica non la buttiamo fuori, il mozzicone di sigaretta, come abbiamo fatto prima all'entrata, non lo buttiamo fuori.
E poi indigniamoci ancora di fronte a tutte le ingiustizie. Qualcuno ci danno del comunista, no Angelo? Anche a me che faccio parte di un partito di Firenze, un partito democratico, loro mi danno ancora, e di questo ne sono contenta, del comunista. Se comunista significa sentire, diciamo, ancora forte le ingiustizie che vengono commesse nei confronti di tutto, cioè sentirla nei confronti di tutti i fratelli. Se c'è un'ingiustizia dobbiamo tornare a indignarci, a scendere nelle piazze, a lottare, a incazzarci, perché giocano su questo, sulla nostra rassegnazione e sulla nostra mancanza di futuro. Su questo non posso sperare. Scusate, una comunicazione di servizio. Siccome c'è tantissima gente sopra e sulle scale, c'è ancora qualche posto libero in sala. Se potete accomodarvi, giusto per una questione di far salire e scendere anche le altre persone che magari stanno in sala. Siccome siamo in tantissimi, ci fa piacere di questo come associazione Spartaco. Dovevamo prendere una sala più grande, evidentemente, però non sapevamo. Allora, Ugento è un paese particolare. Ugento è un paese particolare. Io spesso ho scritto su Facebook: Ugento o si odia o si ama, non ci sono mezze misure. Questa sera potevamo avere 10 persone, come potevamo averne 100, 200, quelle che insomma. Ci sono e possiamo ben vedere. Però davvero, ragazzi, so che c'è magari un po' di timidezza, però cercate di accomodarvi e di sedervi in quei pochi posti liberi in sala. Bambini, non mangiamo. No, io sono vegetariano, sono un comunista che non mangia bambini. No, sono troppo comunista. È male, quello è una cosa. No, te l'ho detto, non esiste più capitale. Capitale si faceva proprio con le colonie e con lo sfruttamento di ingenti capitali che arrivavano da esse, poi c'è proprio la definizione della preistoria, però non c'è più tinta per gatti. Io volevo fare la lettura, ma un libro non vuole. Eccola qua. Questa la voglio dedicare ai nostri compianti ulivi che verranno sradicati per le strade che porteranno a Otranto. Potevamo fare una strada parco, andare un po' più piano perché ce lo meritiamo, perché dobbiamo andare sempre veloci? Ci mi sta segura? Allora, ne ho visti di olivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale, come se la natura le avesse affidate a un artista strambo che con le sue sculture vuole esprimere solo stupore. Gli olivi sembrano un'istantanea di un movimento convulsivo, alberi autolesionisti che si squasciano il ventre per creare caverne in cui vivono animali, insetti e folletti dei capelli rossi. Alberi che annodano i propri rami per ingannare le sinergie e che anche quando il vento è assente e sono immobili appaiono fluidi e impetuosi come delfisci roteanti. Gli ulivi di queste brulle e arse di amore posano come divi esibizionisti che ostentano le proprie forme sicuri di essere unici. Avete mai osservato la sezione di un tronco di ulivo? Fatelo. Scoprirete che questi grandi contorsionisti, capaci di trasformarsi nei volti di anziani severi racondi, posseggono un'anima eccentrica, non concentrica come gli altri alberi. Vecchi più dell'uomo ci spiano da tempo, capiscono ogni nostra intenzione e non esitano a incuterci il timore. Io vorrei raccontarvi qualche aneddoto sugli ulivi di Otranto e sugli ulivi in generale. Prima di scrivere questo passo, era un periodo che stavo documentando sugli ulivi, andavo sui siti anche di agronomia, insomma, andare a leggere. Avevo letto anche sui monaci basiliani che avevano portato le prime piante resistenti alla siccità, perché ricordate che viviamo nella Puglia, Apulia significa senza acqua. Qua sono riusciti a fare la civiltà senza acqua, senza fiumi, senza corsi d'acqua e senza laghi, perché i greci, qui c'era la pozzella, vabbè, chiuso la parentesi. Torniamo agli ulivi. Gli ulivi sono delle piante
delle piante strane, no? Scusate. Loro sono eccentriche e non concentriche, cosa voglio dire? Se tu vuoi sapere l'età di una pianta, di un albero, il tronco, nella sezione del tronco si contano gli anelli e gli anelli ci dicono l'età della pianta. L'albero come facile all'allia? Cioè, avete presente, no? Cioè il tronco non è un tronco, diciamo, sono delle superfici piane che avvolgono qualcosa, che avvitano intorno a qualcosa che non c'è e spesso poi si ingrossano e si rincontrano creando dei nodi e poi l'inchi non sono i rami, quelli sono la maledizione del contadino, quelli che taglia sempre giù. Ecco, l'ulivo va avanti per questo. L'ulivo è un rapporto tra uomo e natura. Se non ci fosse l'uomo, l'ulivo sarebbe una sorta di superficie, perché l'ulivo segue il sole, va in direzione del sole, anche perché diciamo nella sua natura non essendo concentrico, non riuscendo a creare concentricità intorno ad un punto, lui ha un punto in cui, dalla cui partono delle spire. Queste spire non diventano un cerchio, vanno sempre in direzione del sole. Esce un'altra spira e va in direzione del sole. Ecco perché si creano queste superfici, poi a volte interrotte e mangiate dalla malattia e dall'esposizione alle intemperie, agli agenti. L'ulivo è una pianta sciana, è paccia. Io mi arrabbio, innanzitutto perché le tirano, e poi perché sono la testimonianza. Vedete ragazzi, spesso noi terroni ci dicono che siamo vagabondi, no? Quando c'è qualcuno che mi chiama vagabondo, io quello già lo picchiavo e lo portavo innanzi da Olia. Dice, guarda questa via, questa pianta quanti anni tiene? 700, 800, 1000 anni? Tiene un volo che ha 1200 anni. Bene, i contadini hanno 1200 anni che stanno a rete questa pianta. Non è un anno o due anni. Non che 10.000 anni siamo vagabondi atavici. Magari negli ultimi 150 anni ci hanno demotivati, perché chi conosce bene l'Unità d'Italia si accorgerà del fatto che la potevano fare tante famiglie, invece l'ha fatta la famiglia più di merda, scusate se lo dico in Sardegna. I grandi, più grandi, con tante famiglie, proprio loro dovevano farlo, come se l'avesse fatto gli Agnelli o Marchionne o i Riva, la stessa pasta sotto, eh? Gente che ha puntiano sordi e se ne puntiano niente. A noi infatti del sud ci hanno trattato come colonia. L'Italia non aveva colonia, hanno tentato di fare le colonie in Africa. Non ce l'hanno fatta e si sono rivolti al sud. Quando sono arrivati non si sono rivolti ai cittadini, hanno chiamato la mafia, così come fecero gli americani. Quando arrivano in Italia tutti alla mafia hanno, non vengono mai da noi, poi dicono che allo sud sono mafiosi. Bisogna vedere quali, diciamo, interlocutori si vanno cercando questi potenti. Anzi, forse questi due o tre eventi che vi ho detto, Savoia e americani, ci hanno screditato. Il sud, la povertà, la miseria del sud è frutto di questa mancanza di credibilità data proprio da questi due eventi, forse mi sbaglio, ma forse no, io ci credo. Poi le cose cambiano, amici, per cui sto già scritto il libro, perché ho visto terroni che stanno cambiando, torno a parlare di voi ragazzi giovani che avete meno di 20 anni, perché il futuro è il vostro, altro non c'è il futuro, la crisi non è niente rispetto alla forza del Novagnone, questo lo saccio. Anzi, proprio nei momenti di crisi escono fuori gli scienziati, le grandi menti, i grandi capi. Quindi ragazzi, il futuro vi sta aspettando e ve lo auguro che vi dia un seguito. Grazie ancora. Io vabbè, sono convinto che esiste ancora il capitale, che debba essere superata questa fase. No, ma ti dico subito, perché sempre per rimanere in tempo, ho letto, vedi, questo è il sabotaggio del capitalismo nei miei confronti. Ho letto un libro molto interessante di Ascanio Celestini, sicuramente conoscerai, attore, autore, regista teatrale, si chiama Lotta di classe. Prende spunto dalle periferie romane, dallo sfruttamento che c'è nei call center. Secondo me sono cambiate le tipologie di sfruttamento. E prendo un episodio, diciamo, che costantemente vivo sulla mia pelle, magari non è trattato nel libro, quindi
ti sto dando uno spunto per scriverne un altro. Noi viviamo in una terra, tu hai parlato all'inizio di promozione della terra, no? Promozione del territorio, marketing territoriale si dice. Noi viviamo in una terra, uno dei territori più grandi della provincia di Lecce, del Salento, con un litorale ed una costa estesi. Siamo il terzo più grande dopo Lecce e Nardò. Noi viviamo situazioni di precariato e di stagionalità legati proprio al fattore del quella che ormai è diventata un'industria, che è il turismo. Allora perché occhio lo parco naturale? Quello parco naturale viene stagionalizzato. Quello parco naturale, tutto il territorio deve essere parco naturale, perché se me lo fanno a macchia di leopardo mette in difficoltà anche il turista. Adesso dove sono? Il parco deve. Allora, io, a voi siete giovani, però gli amministratori più grandi di voi li manderei a fare vacanza in Trentino Alto Adige per capire come funziona un parco e quanto reddito produce, non solo a chi fa ricezione, alberghetto e queste cose qua, no, ma proprio il contadino. Noi tra le prime voci di esportazione, di export che abbiamo qui nel Salento, abbiamo l'agroalimentare, il vino e l'olio. Bene ragazzi, se noi riusciamo ad avere un biologico prodotto in un luogo che è in pacco, le cose, le esporti a più, cioè costeranno di più, avranno un valore aggiunto maggiore, saranno buone, saranno migliori, faranno bene, perché queste cose le devono mangiare pure noi. È tutto un cerchio virtuoso che dobbiamo attuare e che è possibile. Io poi ovunque vado, quando trovo amministratori, boom, li metto la pulce, parco naturale, boom, parco naturale. I muffari, lo parco naturale dello Salento, ma non soltanto Salento Lecce, pure Taranto e Brindisi. Deve essere, diciamo, un coinvolgimento tra paesi in cui quello innanzitutto cosa è chilometro zero. Per cui le cose non le vado a prendere da Modena o da Caserta, no, ce le scambiamo tra di noi. Se c'è qualcosa che non la produciamo, impariamo a farlo, perché ci sono le tecnologie, altra cosa, insegnare è un altro business. Dobbiamo essere furbi, dobbiamo fare tra di noi, perché comunque vogliono un buio da gente, o te apri, o se no. Quindi sfruttare il fatto che viviamo in una comunità, quella post-messapica, quella post-greca, abituata all'agorà, quindi al dialogo, quindi alla socialità, ad aprirsi, a capirsi, a starsi, a citarsi addosso. Approfittiamo di queste cose perché possono essere un valore aggiunto quando c'è miseria. Tutto vale quando c'è miseria, ma queste cose valgono più quando non c'è la miseria. Anzi, sono questi sono i fattori che arricchiscono una comunità. Questo vi chiede il futuro. Poi io sono d'accordo con Ascanio, solo che abbiamo dei tempi. Lui lavora a 10-15 anni, io lavoro a 50 anni, sto andando un po' più lontano perché forse è questione di astigmatismo e di ipermetropia, non so, però stiamo costruendo una stessa barca o un'arca dove dobbiamo salire per salvarci, quindi questo è l'importante, crederci, essere coesi, quello che serve è la vostra onestà intellettuale che ne avete tantissima voglia. Però non fate parlare sempre me, se no. A proposito di parchi naturali, io vedo molti sostenitori come il sottoscritto del. Noi ci abbiamo già un parco. Parco naturale della Taranta, se no. Noi c'è. Parco naturale della Taranta, però noi ci abbiamo già un parco qui nel nostro territorio che nelle intenzioni di chi ha voluto promuoverlo, difenderlo, di chi vuole estenderlo, no? Andare nella direzione che tu sollecitavi e coinvolgere anche i comuni vicini, perché poi i problemi, voglio dire, della costa argentina magari saranno gli stessi di Torre Suda, voglio dire, no? Da un certo punto di vista. Il problema è che anche qui, no? Si innesta la mala pianta tipica che tu citi nel libro di Lucio Spaccacoglioni, no? Che è il classico, noi ne conosciamo tanti, voglio dire, no? E lo dico senza remora, certe volte il bisogno materiale delle persone costringe anche chi non vorrebbe essere così a diventare un po' come Lucio nel tuo libro, a dire no, non ti preoccupare, ma muoviti. O sto dicendo.
purtroppo. Allora i politici, diciamo, o una parte politica ha ridotto questi parchi naturali che devono essere volano di sviluppo, quindi deve esserci sviluppo sostenibile, l'agricoltura sostenibile, il tipo di costruzioni anche, no? Quindi l'artigianato sostenibile e tutto quanto, sta riducendo i parchi ad un puro strumento di fonte di incarico professionale, a Tizio, Caio, Sempronio, all'amichetto di turno che si fa i 10-20 mila euro l'anno, e stiamo ottenendo un effetto contrario, cioè i parchi anziché essere condivisi, no? Dovrebbe esserci un movimento popolare, che bagnone! Dovrebbe esserci, dicevo, un movimento, un sommovimento popolare, no? Delle masse popolari, si diceva una volta, in direzione dell'istituzione di questi parchi. Invece otteniamo il procedimento inverso, non ti fanno piantare, non ti fanno addirittura siamo arrivati a non voler far ristrutturare il casello a Pagliara, il trullo, perché ci può essere un certo impatto ambientale. Allora i parchi, da occasione di sviluppo e amore per il proprio territorio, stanno diventando odiosi. Sì. La taglio in curto, insomma. Posso? Prego. No, io, perché sto sentendo poi ogni azione buona o idea buona, poi stiamo analizzando la realtà che poi è stridente, degradante, desolata. Io non vorrei che oggi passasse questo messaggio poi. Io vedo tanti giovani. Io voglio lanciare un appello, io ho 31 anni, forse sono il sindaco più giovane della provincia, e ho passato tantissime difficoltà, tantissimi periodi bui, no? Dove pensavi di non farcela, dove comunque ti dicevano tanto è sempre così, non cambia niente, dove dovevi metterci la grinta e il sangue. Chi non ha grinta e sangue non ce la farà mai nella vita, ma in tutti i settori. Però io penso che ci siano tantissime esperienze positive che danno una speranza, anche a livello di amministrazione, a livello di comportamenti vostri individuali. Io ho visto giovani della vostra età che venivano a dipingere una scuola in maniera volontaria, ho visto tanti ragazzi che fanno volontariato e puliscono i giardini delle scuole, gli scout o altre associazioni, anche non scout, persone singole. Ho visto amministrazioni che a posto di buttare i bidet o i vasi nella ceramica, li triturano e creano dei marciapiedi, quindi riciclano e risparmiano. Ho visto amministratori, anche come noi, che le mense dei ragazzi, dei bambini, introducono i prodotti a chilometro zero o introducono l'acqua che viene filtrata e quindi non consumiamo più le bottigliette di plastica. Ci sono tantissimi bellissimi esempi di speranza nella nostra Italia, nel nostro sud. Noi dobbiamo ripartire da questa grande forza, da questa grande speranza. Tanti focolari, tanti focolai di speranza, di forza, di energia, di buona politica, di cittadinanza attiva, che devono dare anche a voi la forza quando qualcuno vi viene a dire no, tanto non cambia. Lascia perdere, noi ci proviamo. Perché provarci è fondamentale. Noi non vorremmo mai dire a mio figlio un domani, no, tuo papà non ci ha provato, tuo papà ci ha provato, poi ha fallito, ci è riuscito, però il culo se l'è fatto, e ce lo dobbiamo fare tutti se vogliamo cambiare questo. La vita è una questione di energia, di grinta, di sangue, di sfumatura. Fermatevi e sentite gli odori, è bellissimo. Sentite la vita vera, l'essenza di vita. Io qui ho trovato un pezzo che voi potete capire, capirete molto bene. Quando uno pensa alla sopravvivenza o quando pensa alla vita, che la televisione, il vestito di marca e la puttanata così, no, la vita sono i rapporti personali, sono un modo di cambiare la nostra terra, sono un sogno, sono un'utopia. Quindi c'è, se la vita la pensiamo solo come fesseria è una cosa, se la pensiamo invece con tutti questi altri contenuti può essere un'altra. Qui dice, nulla di più sbagliato è come pensare che per fare sesso si abbia bisogno soltanto di una figa e di una minchia. A qualcuno forse potrà pure bastare, ma non sa cosa si perde. E noi cerchiamo di non perderci nulla di questa vita.
guarda, va ottimo, devo una figa una nicchia, non so che dire, guarda. Vabbè, bisogna metterci davvero tutto, non solo qui per fare certe cose, ma adesso non trasformiamo questa bella discussione di YouPorn. No, nel senso... No, la passione sì, è quello che ci serve, è quello che ci dobbiamo mettere. Ripeto, poi questo libro è stato scritto grazie a una bicicletta, figlia diciamo di sangue che gira a velocità inaudite sui 180 battiti al minuto del cuore, per cui la passione è davvero tanta. Poi forse, ripeto, come dicevo prima, in quegli stati un po' alterati di coscienza, le brutture che ritrovi in campagna fanno davvero davvero tanto male, e da lì, per esempio, noi facciamo allenamento, questo ve lo consiglio di fare, per esempio di farlo. Noi andiamo a fare allenamento con i ragazzi che hanno meno di 15 anni, quando ormai troviamo le cataste di amianto, dico stop, ferma, fai la foto, metti il geotag e poi postala su per Facebook o la forestale. Tanto quando c'è una foto con il geotag, no, la posizione geografica, insomma, il GPS, è una denuncia, è una denuncia. Pensate ragazzi, io ne avrò fatte penso un centinaio. L'anno scorso a Natale mi è arrivata una lettera di auguri dell'AXA, mi sembra, un'agenzia privata che fanno raccoglimento dell'amianto, perché gli erano giunte diverse centinaia di segnalazioni di amianto. Ma scherzi a parte, queste cose le insegno a fare ai ragazzini che fanno allenamento, perché comunque quando vai in giro con la bici non è soltanto sudore e castine, devi sentirti padrone di quelle strade, perché altrimenti se non lo fai tu, bisogna... Spesso no, ci troviamo no, in mezzo a due amministratori, spesso diamo la colpa a chi amministra. Non vi nascondo che ho scritto il libro affinché i giovani che lo leggeranno prendano gli anticorpi. Come diceva prima il sindaco, ognuno si merita ciò che si ritrova, è verissimo. Se noi abbiamo dei politici inetti, è anche colpa nostra. Dobbiamo crescere noi. Ai politici bisogna presentare istanze, domande. Non dici tu ma fare questo, io ti ho già votato. Ma se non sai dire questo, poi voti comunque. Però se non sai fare questo, se non sai porre domande, è chiaro, tu dai la licenza di non fare nulla al tuo amministratore. Se tu non gli chiedi niente, capire così la fantasia è importante, però... Bisogna chiedere, per esempio, io in questi giorni, con le cose messe in questo senso, con la crisi, la prima cosa che direi ai miei amministratori, già lo sto facendo, è di cominciare a individuare delle aree, delle masserie, e farle ristrutturare i giovani, fargli iniziare a conoscere le verdure, le piante e fargliele piantare. Il prossimo problema sarà l'alimentazione, ripeto, ma qualora non ce ne fosse questo problema, comunque è un passo da fare, da capire, però il mondo sta andando in quella direzione, lo ripeto, bisogna farsi l'anticorpi, bisogna farsi, creare delle mini comunità così come vivevano nelle masserie e insegnare come si riattiva una masseria. Le masserie sono tutte zone industriali, non sono tutte cadastre di pere, eh? Zone industriali, ripeto, si produce, sono zone produttive, quindi sarebbe bello unire, sarebbe diciamo anche un sodalizio tra amministrazioni e cittadini, un modo per avvicinarli, mettere a disposizione quello che un bene comune ha, la fantasia, l'imprenditorialità e l'intraprendenza dei giovani, parlavo innanzitutto. Poi speriamo che la crisi sparisca, come dice qualcuno, però insomma, dai. Se arrivi dalla tua, stai a vuoto il più giù. Ma ragazzi, avete qualche domanda? Sicuri? Dai, se non avete altre domande, penso che... Io vorrei che concludessi. Io vorrei che, perché Donato giustamente prima parlava di messaggi positivi da lasciare. Ovviamente no, questo incontro va in questa direzione, un libro, episodi di vita vissuta, dicevo all'inizio, problematiche varie, siamo andati anche fuori dal
seminato, no? Abbiamo magari introdotto nuovi elementi di discussione, però sostanzialmente Nando Popu ringrazia tantissime persone, Maurizio Rampino, la sua famiglia, la sua bicicletta, ma sostanzialmente a pagina 99, quindi una delle pagine terminali di questo libro, ci dice qualcosa riguardo il suo percorso. Io non ho fatto un ragionamento filosofico, il percorso di vita che poi deve condurci, o più magari politicamente e marcatamente, il percorso di lotta. Io l'ho preso come un percorso, io faccio trekking tra le altre cose, quindi un percorso. Ma sostanzialmente quella terra che calpestiamo, diciamo così, piuttosto indegnamente sotto i nostri piedi è terra nostra. Non è una nota azienda del territorio, è la nostra terra, ecco, mi correggo, se no posso andare pubblicità occulta. E tu lo dici, almeno è quello il senso che ho colto, quando devi scegliere tra il percorso del mare e il percorso del castello. Vorrei che ci leggessi magari proprio questa pagina, secondo me è racchiusa l'essenza stessa del libro, e lasci un messaggio che vorremmo fosse trasmesso anche ai tantissimi che hanno avuto la pazienza di ascoltarci questa sera. Il sole è ancora basso, ma si annuncia una giornata fantastica, fredda ma fantastica. E poi la giornata è giusta per dirglielo. Mando un sms a Sirio e Luca, facciamo un giro, vediamoci al solito posto. Quando arrivo, Luca e Sirio sono già lì. Mare o campagna faccio? Mare, mi rispondono. Iniziamo a pedalare verso nord-est, sino a San Cataldo. E il nostro percorso sarà sempre il nostro percorso, perché lo amiamo quando lo dominiamo e lo odiamo quando si abbina con il vento, o il fango, o l'arsura. È il nostro perché lo abbiamo cosparso di sputi e sudore. È il nostro perché ci ha insegnato a rispettare la natura, perché non è solo un luogo fisico che si può osservare su Google Earth. È un percorso di vita che ogni volta indica un punto di partenza e un punto di arrivo, dove le strade accidentate sono le insidie della vita, che per essere superate necessitano di forza e controllo. Infiliamo la provinciale che porta a casa la base, solo pochi chilometri di asfalto che consumiamo velocemente, con il rumore delle catene e dei copertoni dentati che masticano la strada. Superiamo il cavalcavia e poi a destra, finalmente il tratto sterrato. Dopo 10 minuti ecco la macchia a ridosso della costa, ci invade l'odore di origano che a quest'ora si disperde nell'aria grazie alla rugiada che inizia a evaporare. Non lontano da noi, immersa tra i pascoli brulli e spinosi, c'è una sedia disabitata. È la dama solitaria, e la chiama così. Quando le siamo davanti accendo con la mano un inchino, saltiamo a sinistra per un sentiero lungo e sinuoso, interrotto da un breve tratto di asfalto. Se lo percorri va a finire una vecchia strada medievale costeggiata da cespugli di querce talmente fitti che la fanno sembrare un tunnel. Quando piove diventa un acquitrino pieno di rane che al nostro passare spuntano fuori dalla fanghiglia e con un balzo si infilano tra i cespugli. D'estate la folta vegetazione ne fa un luogo ideale per riprendere le forze, per abbassare la temperatura corporea e proteggere il cranio da insolazioni. Alla fine del tunnel ti trovi di fronte la torre fortificata di Masseria Gian Matteo, che si fa guardare sempre con riverenza, dal basso verso l'alto. Poi, dopo alcune pedalate, si costeggiano le mura di Masseria Monacelli. Se smonti subito a destra, trovi ad attenderti un altro delizioso single track sotto le stradine scinte dalle campagne, immerso in un bosco di querce, e cominci a sentire l'odore del mare. A un chilometro c'è la costa. Anche d'inverno il bosco è un luogo di riparo, perché il vento e l'umidità si consumano tra le fronde degli alberi, creando un ambiente mite in cui i funghi costellano il terreno ricoperto dal fogliame. Pedalando devi fare attenzione alle radici che cadono nel percorso e alle bianche rocce che affiorano all'improvviso, e ai rami sottili e tenaci dei cespugli che simili alle mani oscure di,
che simile alle mani di oscure creature dei boschi sembrano voler rallentare la tua corsa, graffiando, aggrappandosi ad ogni artiglio e costringendosi a restare raccolto sulla bici con i polsi pensati sul manubrio e ad accompagnare la traiettoria con il corpo. Oh, pedalato da bella, magari senza fare neanche un agonismo, giusto per rilassarsi, per prendere qualche chilo che a volte fa bene, per ritrovarsi con gli amici, con la fidanzata, trovate un cespuglio, non si sa mai.